benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Genzano di Roma. Il comune si trova a 435 metri sul livello del mare e conta circa 24.000 abitanti. Genzano di Roma è conosciuto nel mondo per la sua secolare infiorata. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Genzano di Roma! E chiudiamo la nostra passeggiata a Genzano di Roma con Marta Elisa Bevilacqua, che è la consigliera delegata alla tradizionale infiorata. Lei è anche professoressa, quindi vorrei anche un po' approfondire sulle notizie storiche di Genzano. Ecco, da dove arriva questo nome? Volentieri, ne parlo proprio volentieri. Ci sono varie versioni. La più accreditata è che originariamente appunto questo territorio legato al tempio di Diana avesse una divinità che si chiamasse Cinzia, che è il nome latino preromano dunque di questa divinità, che è una divinità femminile legata alla caccia e legata alla verginità, e si ritiene appunto che il nome Genzano derivi da Cinzianum e quindi è in onore della nostra dea Diana o Cinzia, a cui è dedicato anche il tempio. Per questi territori è stata molto importante la famiglia dei Colonna? Sì, la famiglia dei Colonna, così come la famiglia degli Sforza Cesarini, hanno permesso una ripresa a partire dall'inizio dell'età moderna. Genzano è uno dei castelli romani e di conseguenza nel periodo in cui era necessario avere una famiglia attorno alla quale la comunità potesse riconoscersi, ecco che queste famiglie nobiliari che provenivano da Roma e che poi erano protagoniste anche, diciamo così, della storia locale e se vogliamo nazionale, hanno costruito le loro residenze e un po' combattendo tra di loro e un po' alleandosi anche per via dinastico matrimoniale hanno creato i nostri castelli per come li vediamo oggi. Gli Sforza Cesarini che poi hanno lasciato questo bel palazzo. Questo meraviglioso palazzo che ancora oggi è ammirabile, è qui vicino al palazzo comunale. È un palazzo che noi stiamo lavorando molto per tenere aperto, sia con delle mostre permanenti ma soprattutto con delle iniziative di stagione in stagione, che sono sia mostre appunto di artisti sia locali sia nazionali e internazionali, sia con altre performance. Qui abbiamo anche un tratto dell'antica Appia, no? Sì, abbiamo appunto l'Appia antica e tra l'altro, come c'è un progetto per il riconoscimento dell'Appia antica come patrimonio dell'umanità, allo stesso modo stiamo lavorando anche di concerto con il sindaco ma anche con le associazioni che si occupano di infiorata per far riconoscere allo stesso modo anche l'infiorata come patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'infiorata che unisce tutti i genzanesi? Sì, sì, l'infiorata è tante cose, però ecco, soprattutto è questo, è un gruppo di persone che a vario titolo nel corso dell'intero anno danno vita a questo singolare collettivo che è l'infiorata. Noi abbiamo un tappeto meraviglioso, arriviamo quasi a 2000 metri quadrati di infiorata, quindi 250 metri fatti di questi 15 tappeti più le scalette, che sono sì 15 quadri diversi ma sono tutto insieme, perché l'infiorata è questo, è questa capacità di tenere insieme una collettività, collettività che è capace di portare il proprio sentire religioso, il proprio sentire di appartenenza laica. L'infiorata è tutto quanto insieme. Thank you.
Ci sono i maestri infioratori? Sì, abbiamo maestri e maestre eccezionali, alcuni che di generazione in generazione si dedicano all'infiorata, altri più giovani che si sono uniti nel percorso da meno anni ma comunque decenni, e se non fosse per loro l'infiorata non l'avremmo. E lei va molto fiera dell'infiorata dei giovani? Sì, sì. Io vado molto fiera ovviamente della nostra tradizionale infiorata, siamo alla 246esima edizione attestata. E poi c'è quest'altra iniziativa che quest'anno è giunta alla 20esima edizione e quindi anche questa ormai comincia a diventare una tradizione ancorata, e è l'infiorata dei ragazzi, che vede la partecipazione di tutte le scuole della nostra città. Anche questa possibile grazie alla dedizione delle maestre e dei maestri infioratori, in particolar modo dell'Accademia dei maestri infioratori, che tengono questi corsi all'interno delle scuole. Partiamo dai bambini di 5 anni fino ad arrivare ai ragazzi delle superiori fino ai 19 anni. E quest'anno il tema è il sogno. Sì, è il sogno da due punti di vista diversi. Abbiamo, come dicevamo, l'infiorata è un singolare collettivo in cui collaborano il mondo laico e il mondo religioso, perché l'infiorata è del Corpus Domini. E dunque anche nel tema abbiamo voluto tenere insieme due grandi messaggi. Il messaggio di Papa Francesco, e quindi l'importanza dell'enciclica Fratelli Tutti, ma allo stesso tempo anche il messaggio di Danilo Dolci, quindi sogniamo come un'unica umanità, ciascuno cresce solo se sognato. L'idea è appunto che una collettività, per progettare il futuro, lo deve prima sognare, e anche la crescita dell'individuo non è mai una crescita che può avvenire da soli o staccati da un contesto, ma è una crescita che, perché possa darsi, deve prevedere il fatto che degli adulti, delle comunità educanti, l'amministrazione, la chiesa, la scuola, cioè le varie comunità educanti, progettino e sognino un domani all'interno del quale anche le giovani generazioni possano avere il loro giusto posto e il loro giusto ruolo. Ed è la gioia per i tanti fotografi che arrivano. Ah sì, anche sia dall'estero sia da qui. Abbiamo dato anche la cittadinanza onoraria. Avevamo un fotografo che tutti gli anni veniva dal Giappone pur di vedere l'infiorata. Alla fine l'abbiamo riconosciuto cittadino onorario. Ma che cos'è Genzano per lei? È una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi. Genzano è casa, però fondamentalmente Genzano, i latini hanno due parole per dire città, no? Urbs e civitas. Ecco, per me Genzano è innanzitutto civitas, è una collettività. È una collettività che nel corso del tempo ha attraversato le varie fasi della storia e ha declinato una risposta sociale nel tempo. Dunque è una collettività veramente stratificata e strutturata, in cui c'è un forte senso di appartenenza, una forte capacità di ricordarsi ciascuno le proprie radici, ma c'è anche una grande capacità, forse più di altre realtà, di fare comunità. Diciamo che in questo quello che ci ha aiutato tanto è la storia dell'ultimo secolo. Qui si è partecipato insieme con altre realtà ovviamente a lotte contadine, le lotte per il pane, ma accanto a questo la nostra comunità è forte sia per questa partecipazione sia soprattutto grazie all'infiorata, che riesce ancora a tenerci tutti insieme nonostante poi le differenze delle nostre biografie personali, le differenze sociali e familiari che ognuno di noi ha. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Beh, l'invito è ovviamente venire ogni anno a vedere l'infiorata, perché poi l'infiorata, non l'abbiamo detto, è un'arte effimera, però il fatto che sia effimera significa, appunto viene dal greco, significa che dura un giorno, quindi dura poco. È vero in parte, nel senso che ogni edizione dura fondamentalmente dalla domenica al lunedì, ma si rinnova ogni anno, e quindi ogni anno vale la pena venire sia nel momento dell'infiorata tradizionale del Corpus Domini sia per le altre iniziative che intorno all'infiorata si sono strutturate nel corso dei decenni, dall'infiorata dei ragazzi, appunto, che però è all'inizio di giugno, all'infiorata di pane che noi realizziamo in occasione della festa del nostro patrono, quindi il 18 settembre. Grazie, e quindi Genzano di Roma, città dell'infiorata, vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Genzano di Roma. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.